Luan, possiamo dire che è un punto, magari anche un po' per ritrovare quella fiducia che avevate nel precampionato dove sono arrivate tutte vittorie, e magari qualcosa si è perso nella sconfitta di Fossombrone, è un punto che vi può ridare fiducia? Sì, è stato un ottimo punto che ci dà fiducia, che ci porta alla prossima partita ad andare lì a vincere. Le prime impressioni sulla Serie D di questi primi due avversari che avete affrontato? Impressione sulla Serie D, un campionato molto difficile, ogni partita non si sa mai quello che capita, quindi è molto, molto, molto diverso dall'eccellenza, ma dobbiamo essere bravi a non concedere, perché come abbiamo visto nelle ultime partite, avendo subito pochettino in porta, abbiamo subito tutti questi gol e non è da noi comunque. Hai trovato un nuovo compagno di reparto, oltre ad Amore anche Pavone, che insomma viene da una categoria superiore. Mi sono ambientato molto bene, siamo stima reciproca uno dell'altro e è un'ottima concorrenza. Senti, il mister ti sta utilizzando anche come centravanti al posto di Galesio, è una posizione, un ruolo che comunque sai fare. Sì, l'ho fatto anche gli anni passati e mi chiede di farlo pure quest'anno. Io faccio volentieri, faccio di tutto per aiutare la squadra. E niente, a fare la punta mi trovo, non ho come fare l'esterno, però basta un attimo adattarsi e il gioco è fatto. Sei stato il migliore come realizzatore nel precampionato. Sogni il primo gol magari proprio domenica prossima a Castelfidardo? Lo spero molto, speravo anche nelle partite precedenti, però non è arrivato, mi rimanere fiduciosi nelle prossime partite.